qui c'era una fila di casette dei profughi giuliani, se ricordo bene, ma tre ruderi ormai si è ridotto proprio, fatto subito dopo la guerra. In una zona che aveva abitazioni molto fatiscenti, che sono state abbattute con la costruzione del nuovo centro Europa, l'unica cosa che non era riuscita a terminare era il poliambulatorio Beroaldo. Prima l'ho vista abbozzata, direi, poi è diventato ritrovo e ricettacolo di tutti gli sbandati della zona. Nel 2004 abbiamo trovato un cantiere fermo da moltissimi anni, una situazione degradata, e ci è voluto un impegno forte per fare in modo che la vicenda giudiziaria giungesse al termine e si potesse ripartire coi lavori. L'apertura di questo nuovo poliambulatorio per la città e per i cittadini di San Donato è fondamentale per promuovere la salute. Più che soddisfatto che ci sia finalmente in San Donato una struttura che mancava d'anni. Ritengo che sia anche una struttura d'avanguardia dal punto di vista assistenziale. Hanno applicato i concetti più avanzati e più moderni. Questo non è un poliambulatorio tradizionale. Abbiamo cercato di renderlo il più possibile vicino ai cittadini, offrendo servizi integrati, sociali e sanitari, con al centro la medicina di famiglia. Questo nuovo poliambulatorio realizza già quello che è la visione per il futuro e dovrebbe essere un po' il modello su cui costruire altri due o tre poli che dovrebbero dare davvero respiro a un nuovo modo di fruire della sanità territoriale nella nostra città. Io la struttura, devo dire, per quanto si vede, è chiaro che è una cosa bella, nuova, dovrebbe essere anche funzionale. Io l'ho provato un paio di volte e mi sono trovato contento. Abbiamo cercato di renderlo il più possibile accogliente non soltanto per quanto riguarda l'operatore, che sono qui ovviamente presenti, ma anche per quanto riguarda gli ambienti, quindi colore e orientamento. Il grande quartier di San Donato a Bologna. Il poliambulatorio Maxi Vanno Kersic, inaugurato nel settembre del 2008, è un nuovo poliambulatorio che sorge proprio al centro del quartiere San Donato, in via Beroaldo. All'interno del poliambulatorio troviamo lo sportello unico distrettuale per prenotare delle prestazioni specialistiche, per pagare il ticket, per avere l'esenzione del ticket per patologia o invalidità, per la scelta o revoca del medico di medicina generale. Il servizio di continuità assistenziale, quella che comunemente viene chiamata guardia medica, un gruppo di medici di medicina generale. Questi medici lavorano in associazione tra loro e si integrano con gli altri servizi presenti. Gli ambulatori specialistici, cardiologia, oculistica, dermatologia e odontoiatria. Il servizio infermieristico domiciliare, il punto prelievi, una sede dell'erogazione diretta di farmaci a pazienti che hanno terapie particolarmente complesse e croniche. Servizi sociali adulti del quartiere San Donato, tra il SOCOS, un servizio di assistenza a una fascia debole della popolazione che è quella degli emigrati ed emarginati, la segreteria dell'unità di valutazione geriatrica, il consultorio familiare, l'unità disabili adulti. Il gruppo di medicina Esculapio 2008 ha un bacino di utenza che sfiora le 6.000 presenze. Il vantaggio per il cittadino è rappresentato dalla contemporanea presenza presso una stessa struttura di 5 medici che operano in gruppo, garantendo una copertura oraria che va dalle 8.30 di mattina alle 19 di sera. Le persone possono prendere appuntamento o personalmente o telefonando. Benissimo. Allora le confermo, giovedì 27 novembre alle 16.30. Può andare bene, signor, mi lascia il cognome, per favore? Niente, buonasera, arrivederci. Ma se devo ricorrere a un
ha una ricetta un po' di urgenza e per cui mi va bene qualsiasi medico che conosca la mia cartella clinica solo perché mi deve ripetere una prescrizione o un'emergenza e quindi lui me la sa risolvere, qui posso trovare qualsiasi tipo di medico. In caso di urgenza o comunque di necessità di ricette indifferibili, di prescrizioni urgenti, può rivolgersi non solo al suo medico, che rimane comunque sempre il medico referente, quindi ognuno rimane iscritto dal proprio medico, però può riferirsi anche ad uno degli altri colleghi, quindi in orari diversi da quelli del ricevimento del proprio medico. Un pool di medici che risolvino dei problemi assolutamente immediati e quindi minor ricorso di conseguenza al pronto soccorso. La scheda di ciascun paziente è visibile attraverso una rete informatica dai medici appartenenti alla medicina di gruppo. Tramite il progetto Sole riusciamo a vedere alcuni degli esami, tipo esami radiologici o gli esami del sangue direttamente, cioè li vediamo prima noi che il paziente alle volte. A me è capitato di dover fare una ricetta, come si chiama, un certificato di malattia in orario in cui non era presente il medico referente e quindi credo che sia stata contenta. Avevo bisogno di parlare con un medico di medicina generale, ho preso un appuntamento, ho fatto la visita, mi ha dato una serie di esami da fare che ho prenotato giù al CUP e adesso sono passata alla sala prelievi. Verrò spesso e volentieri perché devo fare una serie certamente di controlli eccetera e di analisi, quindi farò senz'altro ricorso a questa struttura che è la più vicina anche a casa mia oltretutto. Ci sono gli infermieri, c'è il servizio prelievi, noi stessi possiamo rapportarci parlandoci direttamente, essendo presenti per la stessa struttura, questo è un vantaggio che sicuramente è molto apprezzato. Quando pianifichi l'assistenza domiciliare, comunque hai un contatto non solo verbale, ma spesso anche fisico col medico di medicina generale. Non è una semplice richiesta, c'è proprio un rapporto collaborativo e professionale. Nel caso specifico abbiamo questa ulteriore peculiarità perché comunque abbiamo 5 ambulatori medici con 5 medici di medicina generale, è chiaro che essendo in sede questa cosa è sicuramente più facilitata. C'è l'ambito domiciliare, specialistico, associato e seguito da un'unica equipe. Ci sono alcuni specialisti con i quali possiamo anche offrire delle agende dedicate, quindi abbiamo alcuni posti riservati per i nostri assistiti. Troviamo qualsiasi tipo di medico per noi, che soprattutto per noi donne. Vengono seguite qui al consultorio le donne in gravidanza, corsi di preparazione al parto, c'è il ginecologo che segue la donna gravida, ci sono corsi di massaggio infantile e poi senz'altro la donna in menopausa, la donna che ha bisogno di suggerimenti per tutto quello che riguarda le problematiche femminili. Guardia medica, buonasera. Sì, signora, mi dica. Dove abita? Qual è il problema? Il servizio di continuità assistenziale sostituisce in effetti il vecchio punto di guardia medica, prevalentemente adulto, ma recentemente abbiamo anche la possibilità di visitare la fascia pediatrica da 0 a 6 anni per le problematiche cosiddette codici bianchi. I cittadini possono affluire direttamente senza telefonare nei giorni feriali dalle 20 alle 22 e nei giorni prefestivi e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Abbiamo ritenuto utile e importante per il territorio che il poliambulatorio fosse dedicato a Max Kersic, che molti cittadini di questo quartiere ricordano e portano ancora nel cuore. Max Kersic era un educatore professionale, operava nel quartiere San Donato e si occupava di ragazzi e adolescenti in difficoltà. Mi piace ricordare una frase di una comune collega amica che, ricordandolo, diceva: Max non sapeva neppure cosa fosse l'ufficio, perché l'ufficio per Max era il territorio. La scelta di intitolare un poliambulatorio a una figura conosciuta dalle persone che abitavano in quella zona, un operatore sociale
del Comune di Bologna. È una scelta che premia non soltanto una persona che merita di essere ricordata, ma dà un segnale importante che un lavoro fatto bene in mezzo alle persone è il punto di riferimento che noi vogliamo avere in mente per la modalità di operare, di fare sanità, di fare assistenza sociale. È quindi un esempio e non soltanto un titolo che si dà a una nuova struttura.